In questo video voglio parlarti di qual è il ruolo del preparatore all'interno del gruppo squadra e come io personalmente scelgo le priorità con cui parto ad allenare i vari obiettivi che mi si pongono davanti all'interno della stagione. La passata stagione è ovviamente stata del tutto particolare. L'interruzione repentina che ci si è presentata davanti è del tutto inaspettata, porta ancora degli strascichi per quelle che sarà la stagione che ci accingiamo ad affrontare. Poche settimane fa ci è stato comunicato che la stagione sarebbe iniziata l'ultima settimana di agosto con un concentramento valido per le qualificazioni alla Coppa Italia di A2. Immediatamente la settimana successiva sarebbe partita la regular season. Presentata questa opzione, ci siamo dovuti ovviamente confrontare immediatamente su quelle che erano le strategie e le scelte migliori per poter condurre il nostro gruppo. Mi è stato presentato un calendario di massima a cui dovevo io inserire le sedute pesi che ritenevo opportune. La prima cosa che ho fatto è stata quella di interpellare nuovamente il mio capo allenatore in primis. Al di fuori del problema di non avere una data precisa di quando avremmo iniziato la stagione, mi mancavano dei punti fondamentali per poter dare la mia risposta. In primo luogo, mi mancava quella che era l'aspettativa su quello che era la condizione che noi avremmo dovuto avere in quel periodo della stagione. Quindi, ci aspettavamo una partenza brillante, quindi fisicamente un po' più leggeri e subito pronti a performare, oppure una partenza più conservativa per entrare più in forma in una seconda fase e in seconda istanza capire se quella Coppa Italia era da interpretare come una gara ufficiale di campionato oppure soltanto come una tappa d'avvicinamento al campionato stesso. Quindi che valenza dare a quel gruppo di gare lì? Fortunosamente poi la situazione si è rettificata in termini di calendario. Abbiamo circa 3 settimane di anticipo rispetto a quella che è la programmazione canonica, però di fatto siamo su una situazione che risulta essere sovrapponibile a quelle che sono state le stagioni precedenti. Tutto questo lungo preambolo per spiegarti qual è il vero ruolo del preparatore atletico all'interno di uno staff. Il preparatore atletico deve essere il ponte tra tanti sottogruppi che fanno parte del gruppo squadra. Siamo in mezzo tra le scelte dello staff tecnico e le esigenze dello staff tecnico e ovviamente la gestione del gruppo di atleti. Essere coscienti di questa posizione ci fa forti delle scelte che dobbiamo prendere. Siamo noi che dobbiamo indirizzare quelle che sono le scelte sotto il profilo strettamente fisico per quanto riguarda anche lo staff tecnico. Non può sapere quanto tempo ci vuole per entrare in condizione su alcuni aspetti che noi reputiamo importanti. Le scelte devono essere condivise perché il capo allenatore ha la propria esigenza e desidera avere la squadra in condizione quando è secondo lui il momento più opportuno. A questo punto si presenta un secondo grande punto interrogativo. Come scegliere le priorità da allenare? Sono abituato a procedere in questa maniera. Una tecnica che ho imparato da un grosso investitore americano che si chiama Warren Buffett, ripresa anche da un importante psicologo italiano, Luca Mazzucchelli, per migliorare la qualità delle nostre scelte. Parto da 25 punti che io ritengo importanti. Sono 25 punti che estrapolo da quello che viene chiamato il modello di prestazione. In breve posso dirti che il modello di prestazione sono le caratteristiche determinanti perché la tua squadra possa essere competitiva ad un certo dato livello, strettamente correlato a quello che è il livello tecnico della squadra, a quello che è l'esigenza tecnica della squadra, se è una divisione maschile, se è una divisione femminile, se è un campionato regionale, nazionale o giovanile. Insomma, a ognuno ha le proprie caratteristiche. Volta stilata questa lista di 25 priorità, riprendo in mano la lista e ne depenno 20, ne tengo 5. È un'operazione molto faticosa, perché quando siamo lì davanti sembra tutto estremamente importante. Avere degli adattamenti è una cosa difficile. Già conseguire un unico adattamento è un grandissimo risultato. Porne 5 è già
impegnarsi veramente in maniera molto 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 importante per far sì che la squadra migliori. Gli altri 20 punti li depenno totalmente, li cancello, non è che li tengo lì, li tolgo totalmente da quelle che sono le mie priorità. Avere idea ed essere coscienti di questa posizione diventa determinante per la buona riuscita della stagione. Se invece magari sei un allenatore che all'interno del gruppo squadra ha anche la responsabilità della preparazione atletica, ricordati di fare queste operazioni in maniera schematica, ricordati di dare importanza anche a questo fattore, perché il fisico è quello su cui tu poggerai la possibilità di allenare la tecnica, e se non scegli bene le priorità non avrai opportunità di farle progredire. Questo è un dato di fatto importante. Troppo spesso ci si nasconde dietro al fatto di una genetica sfavorevole, il fatto che l'atleta è così com'è o magari è troppo avanti nell'età, per non prendersi la responsabilità di allenare in maniera precisa e puntuale quelle che sono le esigenze. Dobbiamo allenare le priorità e prenderci la responsabilità di far progredire per quelle che sono le possibilità ogni singolo atleta. Nel prossimo video ti parlerò di come approcciamo all'inizio della preparazione, come cerco di indagare preventivamente su quelle che sono le loro esigenze specifiche per quelli che sono i trascorsi agonistici che hanno sostenuto negli anni precedenti. Intanto ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!